logica delle vittime, perché spesso subentra un senso di vergogna. Nella maggior parte delle volte chi ne è vittima non si confida neanche con i familiari, proprio perché si vergogna di essere stato, tra virgolette, fregato. E per questo motivo che noi cerchiamo di andare in giro, quindi andiamo nei vostri centri, andiamo nei mercati, a volte nei piccoli paesi procediamo proprio porta a porta per cercare un attimo di informarvi su quelle che sono le insidie di questo fenomeno. I furti e le truffe appunto vengono perpetrati dove? Nel posto dove ci sentiamo più sicuri, nelle nostre abitazioni. Ed è proprio lì che invece ci vengono a trovare, e chi ha la capacità di inventare delle storie, di utilizzare dei sotterfugi, di ingannarci, ha un atteggiamento assolutamente accomodante. Sono persone molto simpatiche, sono persone che hanno un atteggiamento tranquillizzante, rassicurante. Solitamente hanno un sorriso molto simpatico. Tutto questo porta la vittima che riceve in casa il truffatore a fidarsi. Quindi il problema principale è proprio questo rapporto, è la fiducia che viene ingannata. Quindi cosa è successo? L'arma dei carabinieri, a volte anche d'intesa con i comuni, con le prefetture, con le associazioni, ha ideato tutta una serie di un decalogo con quelli che sono i principali consigli per difenderci, perché se conosciamo il fenomeno e facciamo in modo che la maggior parte delle persone, più persone conoscono il fenomeno, più persone conoscono quelle che sono le tecniche per ingannare le persone, più abbiamo possibilità di prevenire questo fenomeno. Quali sono queste tecniche? Le tecniche sono le più subdole e riescono quasi sempre ad andare a segno. Vi faccio qualche esempio di cui ci occupiamo anche qui nel territorio morregalese. È il classico caso del finto impiegato del comune, l'impiegato di un ente pubblico, l'impiegato del gas, l'addetto del gas, il tecnico dell'acqua, che bussa, suona alla nostra porta e ci prospetta una problematica. C'è una fuga di gas, c'è un problema con la rete idrica, dobbiamo intervenire in casa.